Gli highlights della partita sono presentati da Atlantic, Hotel e Centro Congressi a Borgaro, Vistax, Digital and IP Solution, Bibibel, l'internet provider che cercavi, Fitness First, la tua palestra, GB Job, agenzia per il lavoro, Enoteca La Cantinetta, via Buenos Aires 73, Torino, Luci LED, Corso Moncalieri 336, Torino. Ancora con Carbone che prova a mettere dentro per Ruffinetto. Ruffinetto prova la botta, la traversa, incredibile! È stato anche il Incredibile. portiere a deviare la palla. Blaugrana. Ora ancora un altro tiro di Ruffinetto che ci sta prendendo gusto. Trova la deviazione di Sponda, anche se in posizione molto larga. Ancora Sorrentino, adesso prova a convergere di sinistro. L'imbucata Mancina. Molto intelligente il passaggio per lo scatto di Mercanti. La Barbera sulla destra prova a mettere in mezzo, è fuori gioco il numero 11 Mercanti. Il L'arbitro ha pubblico visto esulta, bene. ma l'arbitro ha visto benissimo perché sul tocco di La Barbera Mercanti era chiaramente al di là della linea difensiva. Alla Roberto Carlos, vediamo. Ed è proprio così, bellissima la punizione! Fantastica, riesce a tenere la tesa. Hai proprio azzeccato, ha usato Con le le tre tre dita, dita, l'ha toccato esatto. Carlos. Destra. Vuole il cross col mancino, lo trova, c'è l'inserimento della rete, è grandissima la parata, era fuori gioco. Partono tutti da dietro, quelli del Palermo, per poi inserirsi dalle retrovie. Qui è arrivato il colpo di testa a sfiorare la traversa, quindi prima occasione di questa ripresa per il Palermo. Due conclusioni verso la porta molto insidiosa nel primo tempo. Posizione interessante. Sì. Vediamo, si prepara con l'interno sopra la barriera, però la palla è calciata troppo alta, corpo indietro, tocco sotto, vedete che si dispera, mani nei capelli, lui sa che potrebbe fare, avrebbe potuto fare di più. Il Lotto Giaveno. Provo poi una conclusione col mancino che prova a metterla dentro per Sorrentino, arriva però prima il portiere Bugin che si butta in avanti. Ora è Ardizzone ancora che prova in palleggio ad allargare sulla sinistra per Maltese, però arriva prima il difensore del Giaveno Cattaneo che rimette la palla dietro dove recuperato nuovamente ancora da Pergolizzi, poi Maltese dentro per Mercanti, palla che danza sul limite, poi riesce Di Lernia a spazzarla in fallo laterale. Ecco proprio l'allenatore, qua c'è intanto sale l'incitamento del pubblico. L'arbitro ha dato il recupero, che se non sbaglio addirittura 4 minuti. Sul pallone Maltese proverà di sinistro. Maltese con il sinistro giro, anche se si stanno muovendo a centrale, però ecco il sinistro giro, quasi come la conclusione precedente di Diglio, la palla che va via subito molto alta, poi scende ma è troppo tardi. Quindi eccolo qua, il pallone che parte, il colpo di testa e l'ultimissima occasione è fallita per il Palermo. Come dicevamo prima, palla dentro, guardate il mucchio, vedete che si dispera il giocatore rosanero che era andato a colpire di testa nel mucchio.